Una manciata di minuti all'apertura delle borse europee che dovrebbero aprire in rialzo, così farà Piazza Affari. Abbiamo il tempo di farci guidare dai nostri esperti all'interno delle tematiche di mercato. La prima riguarda Generali. Salvatore Gazziano di Soldi Expert, buongiorno, grazie di essere con noi. Buongiorno. E allora non posso non chiederle che cosa vede in questa partita che si sta giocando intorno a Generali, quale tipo di occasione, anche perché Generali adesso con diciamo l'interesse e l'appeal sulla possibilità che qualcuno cominci a fare incetta di azioni potrebbe rappresentare, avere un appeal speculativo, ma poi voglio dire dovrà cambiare industrialmente o no se vincessero la nuova cordata, il nuovo sindacato. Quindi cosa vede in questo futuro e a lungo o medio termine? Beh, sicuramente quella di Generali è una partita che si gioca da lungo tempo ed è sicuramente interessante per capire un po' le sorti del capitalismo italiano, perché poi Generali significa tutto il blocco legato a Mediobanca e a buona parte, diciamo, della finanza storica italiana. Sicuramente adesso in discussione un po' la nomina di nuovo per il terzo mandato di Philippe Donnet, si stanno, diciamo, schierando gli eserciti in campo con questo patto di consultazione fra Del Vecchio e Caltagirone. Se noi guardiamo Generali, ci è capitato a volte già di commentarlo, sicuramente negli ultimi lustri non è una compagnia che ha molto brillato, se andiamo a considerare l'andamento anche borsistico di questa società e del valore, come si suol dire, che ha creato rispetto ad altre compagnie assicurative, in particolare i gruppi AXA, Allianz o Zurich. È rimasta veramente molto indietro in maniera molto forte. Va anche però detto che da quando è stato nominato Donnet negli ultimi anni ha comunque risalito abbastanza bene la china, almeno se guardiamo dal punto di vista borsistico, anche se dal punto di vista diciamo dell'esposizione del business sicuramente non ha puntato molto più di tanto sulla crescita o sull'internazionalizzazione. Però Gazziano, mi perdoni se la interrompo, io le voglio chiedere questo, è comunque una compagnia che ha ben distribuito, nel senso che comunque assicura un dividendo, una cedola per un investitore istituzionale di lungo corso, forse questo è preferibile a una compagnia che sì, lavora sull'azione, lavora a livello industriale aggredendo il mercato, ma poi ha bisogno dei capitali, della liquidità, non da distribuire ma da usare nelle proprie operazioni. È così o mi sbaglio? Beh, diciamo che quello che ha detto è giusto, è un po' il vero punto di Generali, perché poi il problema vero della mancata crescita di questa compagnia è il fatto che è sempre stata guidata con nocciolini, con azionisti che volevano comandare molto ma non volevano tirare fuori molti soldi, a differenza di altre compagnie molto più patrimonializzata con soci disposti a voler crescere. Quindi di fatto, se si vogliono fare le nozze con i fichi secchi, Generali è stata gestita bene, se andiamo a vedere negli ultimi anni, dal punto di vista di quello che si poteva fare. È indubbio che nel settore assicurativo altre opportunità sono state sicuramente perse, se si guarda a quello che sono stati i bilanci di molte società, anche alcune trimestrali, per quanto quella di Generali è stata ottima, se ne va a vedere anche quella di AXA o di altre compagnie sono state ancora più interessanti e anche dal punto di vista delle valutazioni lo restano ancora forti. Sicuramente Generali un po' soffre un po' del nanismo finanziario di parte del capitalismo italiano che vuole comandare, vuole gestire compagnie e business, ma poi di fatto non vuole metterci poi più di tanto capitale dentro le società, prendersi responsabilità, ed è tutto un capitalismo spesso più di relazioni che di imprenditorialità e piani veri industriali. Gazziano, io le rubo ancora solo un minuto, perché un minuto abbiamo, e mi deve perdonare, mi scusi in anticipo se la trascino su un terreno di questo tipo, però è interessante anche sentire le voci di chi osserva il mercato. Stia prudente, dica quello che vuole, però c'è un tema che comunque agita anche gli osservatori, ovvero gli stessi che hanno federato le proprie quote all'interno di Generali hanno quasi il 23% all'interno del primo azionista di Generali. È possibile sostenere che si agisce di concerto dentro Generali e non si agisce di concerto dentro Mediobanca? E qualcuno dovrebbe in questo caso dire, beh, ma qui c'è un concerto inespresso, potrebbe succedere? Ci parliamo tutti di una serie di attori che
si sanno muovere con le proprie diplomazie in maniera molto abile. Sicuramente vi è certo questo ulteriore aspetto, cioè di tutto ciò che riguarda anche il quotè Mediobanca, del fatto che Del Vecchio è entrato dentro questa compagnia dichiarandosi da una parte, per chi non ha seguito questo polpettone che va avanti da lustri cambiando ogni tanto qualche attore, diciamo si è dichiarato socio finanziario e quindi di fatto non è interessata alla gestione, però poi alla fine la gestione di fatto, come sta dimostrando la vicenda Generali, interessa e come. E sicuramente qui siamo sempre sui soliti titoli che la Consob monitora, però poi di fatto è tutto diciamo gestito un po' all'italiana con queste mosse molto lente, molto studiate, dove sembrano fatte apposta perché i regolatori guardino ma non fischiano mai il fallo, anche perché il fallo quando è commesso da determinati imprenditori capitalisti in Italia è molto difficile che sia fischiato. Insomma, Gazziano, la nuova Mediobanca torna un po' alla vecchia piazzetta Cuccia, dove tutto si incrocia, tutto si compone all'interno. Diciamo che... D'accordo, io la ringrazio e perdoni se l'ho tirata dentro uno scenario, diciamo così, un po' di retroscena. Grazie mille, Salvatore Gazziano, Soldi Expert, noi ci lasciamo per qualche minuto.